Allora, buonasera, siamo qui al trofeo Jack alla Maracanã, prima della partitissima Bayern Monaco-Fenerbahce. Il Bayern Monaco è un po' ai minimi termini, non Diciamo mancano gli che uomini migliori, mancano ma c'è quelli, un lui. po' di gente, manca un po' Ma di c'è Felice ragazzi. Marracash che stasera. Continuiamo lo stesso con altri ragazzi, volete rossi. Ma Speriamo sappiamo, bene, speriamo bene. abbiamo saputo Va da qualche bene. indiscrezione che giocherà. Farò qualche spazio, faccio giocare loro perché poi loro faranno la differenza. Non sarà Cambiare titolare? strada, no, non posso parlare sempre da partire sempre da riserva. Guarda che se mi sei grande Però scarpa, poi vediamo come fa. Riferi la scarpa, va bene. La scarpa dei 3 punti, questo. La testa? Brondi, però. Ancora imbattuto, Felice Marracash del trofeo Jack. Speriamo che continui stasera, questa. Perderà l'imbattibilità. Non lo so, dipende, sta squadra è nuova, è mezza nuova di nuovo. È una squadra forte, grintosa, giochiamo in 5 contatti, 5 contatti. Con lei sei però. Con me sei, l'arma io in giochi, però io aiuto psicologicamente. Ma queste voci che abbiamo sentito che vuole cambiare panchina, no, no, si parla del Napoli, no, visto no, che no. lei ha sempre no, questa. Sto ma le squadre che vincono. Sì, però. Fino a che mi verranno a prendere. Che non sta battendo con loro. È normale, tanto alla fine l'ora già cominciato. È una critica a questi ragazzi che vengono solamente importanti, Giovino, che fai? Gno zero, Marco Teo. Sai, non puoi criticare, hanno la loro vita privata, quindi giustamente bisogna rispettare. Pensano più le donne? Non che pensano le donne, ce l'hanno da fare le cose loro, giustamente. Ce l'hanno degli impegni, chi studi, chi lavori, chi ognuno. Però se uno prende l'impegno lo dovrebbe mantenere. Io giusto? Fino adesso sto cercando di. Se è l'unico insieme a qualcuno. Pure se altro, perdo il capitano, vice capitano. Certo, se perdiamo 4-3 vuol dire che abbiamo giocato. Se perdiamo 8-0 vuol dire che siamo proprio una banda di proprio che è mai. Ma ci penserai tu stasera? Io cercherò di fare il mio meglio per motivare. Risultato pronostico per il no, partita? No, non azzardo pronostico. Ci hanno detto che sei un. Sì, con i calciatori di Serie A, però non ti danno niente. Andiamo a. Non lo so, prossimo. Speriamo che riusciamo a strappare almeno un pareggio, dai. Un risultato finale? Non lo so. Diamo un risultato. Non sai che non sono dei risultati. Scaramanti, che scaramanti. Non sono scaramanti. L'altra volta in fine ci lotteremo fino alla fine comunque, tutti chi. Va bene. Se nasce bella, equilibrata la partita, nasce bella alla fine. Si può vincere, si può perdere per un gol, vuol dire che un gol ce lo dedica? Ce lo dedica stasera un gol al trofeo Jack? Se lo faccio, se lo faccio perché no. Lo dedica a tutti i ragazzi del Jack. Va bene, ringraziamo Marracash. Tutti i ragazzi che vengono a giocare. Tra pochissimo lo spettacolo del Jack con Marracash in campo. Buonasera, siamo qui alla Maracanã, è appena terminato il Fenerbahce Bayern Monaco con la prima clamorosa vittoria del Fenerbahce, finalmente è arrivata dopo 7 giornate, dopo 2 pareggi è arrivata questa vittoria. Siamo qui con uno dei protagonisti della serata, migliore in campo Valletta, che però già
già è sotto la doccia, intervistiamo Argenziano che ha realizzato anche una bella rete, una parola su questa squadra. La nostra? Sì, sulla vostra. Come la Longobarda, i primi tre punti. Finalmente. Scusateci. Il Bayern Monaco non era al meglio, però una prova d'orgoglio questa del Fenerbahce che ha voluto e ha ottenuto finalmente i tre punti. C'era andato vicino settimana scorsa con CSKA, sfortunata, nell'altra occasione con l'Olympique Marsiglia. Sono arrivati finalmente questi tre punti. A chi vuole dedicare questa vittoria? Questa vittoria è tutta per Valletta. Valletta è certo, l'uomo in più di questa squadra. Certamente, Maurizio Oanima. Grande Oanima, giocatore, veramente. In campo e fuori. Certo. La settimana prossima, mercoledì, ci sarà la super sfida contro l'Atletico Madrid. Il Napoli, i vostri amici vogliono un regalo dal Fenerbahce, ci sarà questo regalo? Spero che facciamo il regalo ai nostri amici del Napoli, perché poi tipo solo Napoli. Atletico Madrid, certo, di Nappi, una squadra ci dura. Ci proverà il Fenerbahce? Certo che ci proviamo, con un balletto così, certo. Tutto è possibile. Certamente. Ma anche Argenziano non. Ma no, io gioco poco. Non da meno. Gioco poco per far giocare i miei amici, soprattutto Enzo Casa, perché è un bomber Enzo Casa, scusatemi. Capitano anche lui questa sera ha una rete, l'arma, anche un'arma di questo Fenerbahce, comunque tutti buoni giocatori. Pure il portiere. Tutti, e anche Michelinho Orto. Un grande. Tutti buoni giocatori che possono comunque fare bene questo torneo. Primi tre punti, 5 punti il Fenerbahce, ha risalito un po' alcuni posti in classifica. A che cosa punta? Scusatemi un attimo, ripeto, ci abbiamo anche Mario Silvestri. E non capisco perché non riusciamo a vincere una partita. Grazie stasera. Forse è arrivato il momento di dare una svolta. Come Mazzarri, è venuto a piovere. Va bene, ringraziamo Bomber Argenziano. Grazie. Adesso ci sarà Inter Trab alle ore 22, non potete di aspettarlo. Thank you.
partita. Buonasera, siamo qui alla Maracanã, è appena terminata la partita Inter-Trab, partita storica del trofeo CEC, ha avuto la meglio il Trab, come erano nei pronostici di del pre-partita. Una grande prestazione degli uomini di Jovino, uno su tutti di Lauro come al solito, ma anche Jovino un'ottima prestazione, un gol spettacolare sotto gli occhi della Tigre. Una parola di Lauro su questa partita e sull'ennesimo migliore in campo. L'importante era vincere oggi perché eravamo in cerca di punti che ci servivano per respirare, anche in vista degli prossimi scontri che saranno abbastanza proprio oggi impegnati, quindi potremmo perdere punti. E oggi la prossima contro il tuo caro cugino di Lauro, che spero che almeno nel trofeo Jack si presenterà contro di te, così saremo a vedere questa per la prima volta, vedremo lo scontro tra di Lauro. Una parola per il tuo caro cuginetto. Io credo che ci sarà, come ci sarà il capitano, quindi penso. Il resto della squadra. Sarà una partita divertente. Penso che siamo sfavoriti, però proveremo a dare battaglia. Ringraziamo di Lauro, una parola a Jovino, adesso il capitano del compagine turca. Jovino, sì. Una partita alla quale tenevi tanto, l'hai dimostrato in campo, un gol spettacolare contro il rivale Adinolfi, che si è dimostrato come al solito facile da marcare, giusto? Vabbè, dovevamo dare continuità alle amichevole estive con il qui presente Matteo Adinolfi, ce l'abbiamo fatta, ma mi viene proprio difficile perdere contro Marco Adinolfi, non so perché, è troppo facile, sì, troppo facile. Marcarlo è più facile del solito? Già quando è integro è scarso, figuriamoci quando poi ha avuto questo infortunio che ormai è finito totalmente, sì. E là è arrivato no. In nuovo, cioè da domare proprio facile, un cane. Quel gol invece la dedica, è inutile chiedere la dedica di quel gol a chi era dedicato? È inutile perché porta appresso la Tigre perché vuole un po' stimolarmi psicologicamente, non può fare altro che stimolarmi in positivo, infatti l'ho dimostrato, lo sguardo dopo il gol ha detto tutto. Abbiamo visto tutto ripreso dalle telecamere del CEC, un gol che forse la Tigre, ci ha abituato più la Tigre a fare questi gol, lei un po' meno. La Tigre è un'acrobazia del genere, penso che stavamo già al Santa Maria Pietà. Questo è vero. Perché l'età avanza. Però no, vabbè. Anche se sul video Nola la settimana scorsa ha dato spettacolo, 5 reti spettacolari. Ma diventa facile da un tigrotto quando sta con me, come il tigrotto di Crispa. Quindi lo aspettiamo per il derby Trab sì, Ceste K, lì non segnerà. No, lì farà una partita molto difensiva, ci sarà testa da marcare che porterà sicuramente il microfono per le grida, si sentiranno grida per tutto Bosco Fangone, però ci proverò anche se sarà dura. Ricordiamo l'ultimo derby, Napoli Trab è finito non proprio benissimo, sotto la pioggia, è stato davvero dura 3 anni fa, adesso si ripeterà dopo 3 anni, sperando che il clima sarà un po' più calmo, anche perché andremo sul video nuovo. No, vabbè, il clima, sono tutti amici, quindi sarà sicuramente calmo. In quei 3 anni fa si fece male, mi ricordo, felice, quindi spero che non ci siano infortuni la prossima partita. Ci rispettiamo a vicenda, anche se loro partono favoriti, ci proveremo. Speriamo che andrà tutto bene. Una parola qui al capitano dell'Inter, che è ritornato a mettere la fascia al braccio, ancora non ha trovato una sola rete, questa sera pochi tiri in porta, voleva dedicare il gol non sappiamo a chi, non ce l'ha fatta, grazie anche a Jovino. Una parola di Nolfi? Allora, il gol lo volevo dedicare alla Tigre, non ci sono riuscito, però per me è già un risultato non essermi fatto male con Gaetano e Jovino. Ho avuto paura tutta la partita, ho visto che non c'era, ho approfittato, appena entrato sono uscito, poi dopo sono dovuto entrare gli ultimi, però appena sono entrato 2 pari, non so se lo... Perché non c'ero io. Poi sono uscito, siete andati di nuovo in vantaggio, sono dovuto entrare, l'ho avuto molta paura. Infatti un paio di entrate, ho visto anche una piccola parata, non so se... No, petto, mi dicono petto, però non lo so. Molla il microfono, Marco. Il microfono è della ragazza che ci sta riprendendo, quindi lo devo portare a casa dopo. Marco, volevamo chiudere, abbiamo visto che è uscito, appena entrato Jovino, tanta paura di The Wall. The Wall, ho ancora un marchio del giorno in cui mi sono fatto male. C'era anche un regalo di Jovino, lo tengo ancora qui, non se ne va. Un tatuaggio, fai tatuaggi, quindi è un'impresa non essermi fatto male stasera. Nonostante l'infortunio, volevo dire solo che nonostante l'infortunio, col ghiaccio alla caviglia sono rientrato, perché non sono una femminuccia come Marco Adinolfi.
Mi dispiace solo per Alpieri, che volevo dedicargli la rete, peccato, ho fatto tanti chilometri, tornerà nella... Ci sarà. Comunque non è vero che perdo sempre con te, ho vinto la Jack Cup, non te lo dimenticare. Va bene, ringraziamo l'Inter, ringraziamo il Trap, come al solito Adinolfi è uscito sconfitto dalla partita contro il Giovino, ancora senza reti, ricordiamo che il capolavorese del Jack ancora una rete, lo aspettiamo, chissà se tornerà. Tornerò per il classico.